È il 17 febbraio, è il Louis II, è Monaco contro Ajax, il sedicesimo d'andata dell'Europa League. Corre il cambio al fallo, Marturo verso la porta, ben niente! Vado a cercare Bellini che si lancia e poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! 3 mesi? Scopro adesso, nella conferenza, o meglio, nell'intervista post partita, che Benitez sarà fuori 3 mesi. Non è vero. Non è vero. Frattura dito piede. 3 mesi per Benitez. Dovremmo fare a meno di lui. Non è a rischio, tranquillo. E il problema è Benitez, ragazzi. È un brutto colpo. È un brutto colpo che arriva il 29 di gennaio. Ed è un brutto colpo che forse deve farci ripensare qualcosa. Perché 3 mesi senza Benitez significa inevitabilmente che ci serve un attaccante. Forse, o forse no, perché poi numericamente ci siamo. Abbiamo Wenzel Holz, Pellegri, che però non vediamo, Majoral e Ken. Possiamo cambiare modulo? Finché non torna Benitez. A quel punto dare più spazio a Draxler. Insomma, una soluzione si può trovare. Ma è stata una bella botta. Per tutti, penso. Da oggi e per i prossimi 3 mesi, fino ad aprile, più o meno, il Monaco dovrà fare a meno del suo capitano, dell'eroe della passata stagione, di chi ti ha portato a giocare in Europa League, di chi ti ha permesso di alzare la Coppa di Francia e di chi quest'anno ti ha regalato i sedicesimi, un secondo posto, non soltanto lui, ma è inevitabile che 50 gol stagionali l'anno scorso e soprattutto i 18 in campionato nella prima parte di questa stagione abbiano influito tanto. Oggi perdiamo i suoi gol. Nella stessa domenica in cui guadagniamo quelli di Ken, doppietta contro il Cannes e titolare contro l'Angers, in un nuovo modulo, il 4-2-3-1. Parte Bobby Chon ad uscire verso Tube, sponda, sta arrivando la conclusione di Zurkowski e poi vantaggio di Pratto. 7 sul cronometro, ancora sotto il Monaco. Segna l'Angers. Onyekuru cerca spazio per il cross che arriva verso Draxler. Al volo, in sforbiciata, sul fondo però. Poi tocco fuori per Bobby Chon, che cerca un tocco dentro. Pratto, che cosa aveva provato? Ayer ha chiuso per nostra fortuna e poi Le Conte. No! Ancora Chouameni, occhio che la palla diventa buona per Ken, fortunato qui il Monaco, ma parte come un treno Moise, punta il portiere, destro di Ken, ha preso il palo interno e poi segna il gol dell'1-2, con sfortuna prima, fortuna poi, palo, paletto e gol, Monaco che rientra in partita con il terzo gol consecutivo. Sharawi da Verskaren che sterza, la porta a Iari, si apre Martins. Iari aspetta, si gira bene, Chouameni è andato anche Ken, servito in area, serve un supporto, si gira, è solo, calcia! Ancora il palo, ancora l'interno del palo, ed è 2-2, la doppietta di Ken, 4 gol in 2 partite, e se sta fuori Benitez per 3 mesi, non fa niente, perché abbiamo un altro goleador, che riprende la partita, difende malissimo l'Angers, cambia tutto a lui due, Fulghini. Zurkowski, altro lancio in zona Koundé, anticipato 3-2 di Fulghini. Ad aprire sul Sharawi, dentro c'è Ken, palla per lui, sponda da Verskaren, riparte Ken, Verskaren lo vede, lo serve, chiuso ancora bene Langer dietro, poi sul rilancio Chouameni anticipato, Touré prende il pallone, è passato con il rimpallo, ma Touré arriva al limite, occhio che c'è il movimento profondo di Ken, servito in area, Ken Bernardoni, ma com'è possibile, ma com'è possibile,
E allora vi lascio con una massima. Quando è giornata, de piallo al culo, er vento tarza la camicia. De piallo e palla buona per Florenzi. Cerca un altro cross, verso Ken. Torre, Girotto, calcio di rigore. Mano di Girotto. Destro, centrale. Avete visto dove ho puntato, ragazzi? Avete visto dove ho puntato? Centrale il calcio di rigore. Poi ricomincia da Blas. La sposta su Barreca. Arriva il tocco di ritorno per Appia. Nuovamente il 10. Prende il tempo a Barreca. Prende il tempo ad Ayer. Va Daimond! Lecomte tocca, ma non basta. Poi si arrabbia con i difensori che sono rimasti fermi. Nantes 1, Monaco 0. Minuto 37. Poi Touré. Gira il pallone per Lusa, cerca spazio per andare, McTominay si fa superare, Lusa lascia lì, Emond mette dentro il gol del 2-0, doppietta di Renaud Emond al nono del secondo tempo. E finisce così, vince 2-0 il Nantes, un Monaco che ci ha provato in tutti i modi, ha sbagliato questi nostri errori, non concretizzare le tante occasioni che abbiamo avuto perché... Il gioco lo abbiamo espresso, però poi un paio di disattenzioni dietro, loro ci hanno sempre punito, finisce 2-0, che è una punizione severa sì per la partita che è stata, ma nel calcio può succedere serenamente. È l'ottavo di finale della Coupe de France 2021-22, ma è soprattutto una partita che si presenta in un momento fondamentale, difficile per il Monaco, che ha il dovere di tornare alla vittoria per rialzare il morale e dimenticare le due sconfitte consecutive contro Angers e Nantes. È semplicemente Monaco contro Bordeaux. McTominay, sempre da Salemakers, occhio al movimento di Majoral servito, c'è anche dietro Draxler, Borca, cross, mano di Pablo, calcio di rigore. Calcio di rigore, aspetto ad esultare, perché, insomma. Prova a contenerlo Tchouaméni, arriva il cross, primo palo, chiude Badiashil. E poi Onyekuru con tanto campo, vediamo se lo sfrutta Henry, che oggi ha qualcosa da farsi perdonare. Per il momento lo sfrutta, cost to cost, di Onyekuru, fino in fondo, destro! Ed è un gol straordinario, quello di Henry Onyekuru, dopo 70 metri di percussione, apre il piattone, fa 1-0 Monaco. Gol pesante, le finte di Tchouaméni e poi il tocco per Touré. Viene incontro Wenzel Olsa, c'è anche Onyekuru dentro, per la doppietta, riceve, calcia Costil e finisce qui, con il destro di Onyekuru, perché stavolta Costil l'ha presa, ma prima no, ed è questo che fa la differenza, boato del Louis II. In settimana il Monaco è tornato a trovare una vittoria che manca in campionato da diverse settimane, quando mancano invece 4 giorni ai sedicesimi di finale di Europa League. Questa partita però è utile per sognare e per raggiungere l'obiettivo stagionale, la Champions, che inseguono tutte e due, ma che chiaramente potranno raggiungere soltanto in 3 squadre in questa stagione. E allora benvenuti al Louis II, questa è Monaco contro Lille. André, verticale su Jonathan David, la porta sul destro, poi dentro il suggerimento per Bamba, esce Lecomte, palo esterno di Bamba, palla gol per il Lille, la prima del match. Gelson viene incontro e trova il pallone, vediamo se accende il motorino, si apre centralmente il Lille, Gelson lo accende il motorino, poi apre su Florenzi, in mezzo Salemakers, attacca la profondità anche Martins, arriva il cross per Gelson Martins che spacca la porta, 11 sul cronometro come il suo numero di maglia, 1-0. Arrivano anche gli applausi della Louis II, 1-0 per il Monaco. Se vuole anche ripartire con lancio di Ayer, subito per Onyekuru, non è male l'idea, perché sono molto alti loro. Vediamo se la tiene il 7. La tiene il 7. E poi cross, primo palo, Salemakers! Al volo, ma sul fondo. Alario con Ayer che esce, arriva il lancio, attenzione che la palla passa. Sanchez subito verso Jonathan David, morbido per inserimento di Bamba, Lecomte vola. David dentro, la palla passa, Alario, Lecomte, Alario, Lecomte. Due volte Lecomte. Lo sta chiedendo a gran voce la chat e quindi è il momento di Wenzel Holz al posto di Ken che si riposa in vista di Amsterdam, o meglio della sfida contro la squadra di Amsterdam perché si giocherà qui
per la terza gara di fila del Monaco in casa tra Coppa di Francia, campionato ed Europa League. Florenzi, Martins, entro subito per Wenzelholz che fa movimento, con uno stop orientato, motorino per Wenzelholz che va da solo, entra in area, Wenzelholz fino in fondo, poi forte in porta, appena entrato Wenzelholz, 2-0 e partita probabilmente chiusa. Che impatto sulla gara, che impatto di Dylan Wenzelholz, stop a seguire, fa tutta la differenza del mondo. E poi sembrava aver perso l'attimo di tiro perché tornano in due. E invece poi di sinistro, non il suo piede. Pallone colpito di collo pieno, battuto Magnan, 2-0 Monaco. Sheka mette giù, Ayer gli cancella il tiro, poi l'impallo e arriva il gol. Arriva il gol del 2-1 all'89esimo. Fortunato qui il giocatore del Lille nel rimpallo. E finisce così, nonostante il gol del Lille, vince il Monaco, supera il Lille in classifica, comincia, anzi ricomincia a puntare il secondo posto, dopo due sconfitte consecutive si torna a vincere anche in campionato, seconda vittoria di fila compresa la Coppa, e adesso, visto che non c'è due senza tre, vediamo di riconfermarci sempre in questo stadio, contro l'Ajax però, perché tra quattro giorni torna l'Europa League. A 90 minuti dalla fine del girone eravamo fuori. Questa qualificazione ce la siamo guadagnata col sudore, con la forza di volontà, e per questo vale di più. E poi non c'è il capitano, al quale vogliamo regalare un'altra partita in questa Europa League, e per farlo bisogna passare almeno questo turno contro una squadra esperta, più esperta di noi, ma conterà la forza di volontà. È il 17 febbraio, è il Louis II, è Monaco contro Ajax, il 16° d'andata dell'Europa League. L'inno dell'Europa League ad accompagnare i 22 sul terreno di gioco, uno sguardo di concentrazione al mister, e adesso diamo uno sguardo anche alle formazioni con il capitano di oggi, che è Benjamin Lecomte, capitano in assenza ovviamente di Wissam. Così in campo il Monaco di Federico Marconi, il capitano e portiere è Benjamin Lecomte, poi 4-2-3-1 con Salemakers riconfermato lì alla tre quarti dietro a Moise Kean. Confermato anche Onyekuru, in panchina c'è Cuadrado, non c'è Sanchez, quindi fiducia al colombiano eventualmente a gara in corso. Risponde l'Ajax con un diffidato che è Mazraoui, con Onana, portiere e capitano tra i pali, e poi anche loro con il 4-2-3-1 con Anthony alle spalle di Traoré assieme a Nkempelank e Promes, con Alvarez e Martinez a centrocampo. Attenzione, perché sono pericolosi. La tocca Kean, è cominciato il 16° di finale dell'Europa League. Occhio perché il Monaco in casa nel girone ha avuto tanta difficoltà, non ha praticamente mai vinto. Florenzi, movimento di Kean, la palla a cercare Moise, c'è anche il movimento di Salemakers al centro, cross, Onana a rispondere subito ai primi squilli del Monaco. Martinez, palla centrale per Traoré, occhio che c'è un uomo del Monaco per terra e credo sia Koundé, si tocca la spalla, non è un bel periodo per gli infortuni. E attacca intanto l'Ajax, Anthony non la tiene. Si è fatto male Koundé. Entrerà Badiashil. Occhio al lancio, perfetto per Mazraoui. Esce Lecomte che tocca il pallone. Ancora Lecomte in un secondo tempo. Salemakers, Tchouaméni. Occhio a Onyekuru sulla corsia, il pallone è per lui. Dentro Kean e Salemakers. Cross sul secondo palo. Kean, Onana! Parata illegale di Onana. Illegale. Che sale, alimenta, riapre su Mazraoui, la mette giù, Onyekuru a stringere su di lui, ancora Anthony in area, Anthony, inserimento di Promes, Ayer da Lecomte, via, non bene, Ajax in vantaggio, papera di Lecomte e gol di Martinez, 0-1 ed è anche un gol pesante, io non so che dire, è anche un gol pesante perché segnato in trasferta.
non gli devi regalare le occasioni all'Ajax. Guarda che cosa abbiamo fatto, Le Conte. Guarda come ti viene in mente di scavare questo pallone con no look. Tu sei pazzo. Tu sei pazzo. Fai il no look. Gli ho detto in via lungo no look. Attenzione, perché il Monaco nelle ultime 4 partite è andata sotto 2 volte e ha perso entrambe. È andata in vantaggio 2 volte e ha vinto entrambe. Occhio ad Anthony, dentro ancora! E stavolta Badiashile col miracolo ad evitare il 2-0. Perfetto Badiashile. Prone ancora per l'autore del gol dell'1-0. Occhio che si è smarcato Promes! 2-0. Minuto 45. Partita che conferma le ultime uscite del Monaco. Se ne prende uno, ne prende anche due. E se ne prende due, si mette male. Finisce 0-2 il primo tempo del 16° d'andata di Europa League. È un risultato grave perché hai preso oltretutto 2 gol in trasferta. O meglio, 2 gol in trasferta li ha fatti l'Ajax. Noi ne abbiamo presi 2 in casa nostra, sbagliando tanto sotto porta. C'è un secondo tempo da giocare. Touré vuole palla, Ken la vuole, anche Onyekuru, e la palla è per il secondo in mezzo Wenzelouz e Ken. Occhio che la porta Henry, guarda Ken, arriva il cross, secondo palo, Martins ha chiuso Mura, palla fuori e rimessa. Interviene McKennie, grande break di McKennie qui, e poi Wenzelouz può puntare la porta, dentro c'è Ken, la porta Holz in area, Holz in mezzo per Moise, 2-1. L'assist di Dylan, il gol di Ken, 1-2, minuto 12 del secondo tempo, siamo vivi, siamo vivi. Superato, insiste Kudus, guarda in mezzo, Florenzi in copertura, arriva il cross che passa, Touré in qualche modo, palla lì, Martinez, Ayer, poi Anthony, Lecomte, in calcio d'angolo. Costruisce il Monaco, minuto 67, vuole palla Wenzelouz, verticale, palla che filtra, Wenzelouz, prova lo scavetto, traversa! C'era un Anna fuori dai pali, sarebbe stato un gol pazzesco, un gol alla Wissam da parte di Dylan. McKennie apre su Touré, occhio che sta partendo Onyekuru, per il momento la porta Touré, lo guarda. E lo serve adesso, Onyekuru, vediamo se va, va Onyekuru, ha preso il tempo, in area di rigore, Onyekuru! Sul fondo! Non può finire così però! Non deve finire così! Non meritiamo che finisca così! McKennie, il break! Poi Ken, guarda Wenzelouz, se lo serve, arriva anche McKennie dietro! L'inserimento di West fino in fondo, in area! McKennie! Addosso a Onana! Poi arriva Wenzelouz che colpisce, no, perché viene anticipato! Guarda Wenzelouz, occhio che ha tagliato! Poi va in porta! Serviamolo! Non bene però il pallone di Ken. Non bene il pallone di Ken. Tutta la stagione che diamo palloni così. Dentro il pallone per Anthony che palleggia. McKennie gliela porta via. Forse c'è vita per il Monaco per l'ultima azione di partita. Colpone verso Onyekuru che ha trovato Ken. È andato Wenzelouz. Palla pessima ancora una volta. Ma non è possibile. Non è possibile. Tutti così. Tutti così. Fischia la fine, no? Fischia la fine. A posto. A posto. Vince l'Ajax 2-1. Monaco che continua a non vincere, continua a non vincere, anzi continua a perdere in casa, in Europa League. Probabilmente FIFA ha deciso questo, perché io non mi spiego, non mi spiego minimamente. Adesso noi sapete che facciamo? È una promessa questa, ma no, più che una promessa è un'informazione. Noi andiamo alla Johan Cruyff Arena, li distruggiamo, poi ottavo di finale in casa, che facciamo? Prendiamo la sveglia, perché è così che funziona. Però se FIFA si diverte io lo accetto. Ci vediamo tra qualche giorno con il ritorno contro l'Ajax. Vediamo come andrà, perché io li voglio distruggere. E so che sarà possibile, ma questo mi fa infuriare ancora di più per quello che è successo in questa partita.